Settimana del vino bio a Roma, siamo con Federico Orsi di Vigneto San Vito, produttore biodinamico. Inquadriamo a livello geografico la posizione della vostra azienda e poi parliamo della storia. Certo. Allora, l'azienda è sui Colli Bolognesi, è per la precisione nel comune di Monteveglio, a 200 metri sul livello del mare. È la zona classica, diciamo, del Colli Bolognesi, in particolare del Pignoletto. Parliamo allora dei prodotti, quanti ne fate e che tipo di, su quali tipi di prodotti lavorate? Allora, noi tendenzialmente lavoriamo sull'autoctono, in particolare sul Pignoletto, infatti è l'unico bianco che facciamo in diverse versioni, spumante, frizzante, superiore, classico. Per i rossi facciamo una Barbera frizzante e un Cabernet Sauvignon. Perché la scelta biodinamica e che cosa vuol dire fare biodinamica? Allora, al contrario di quello che potrebbe sembrare, la scelta è stata fatta qualche anno fa da me, che ho preso l'azienda nel 2005, cioè l'azienda prima era un'azienda convenzionale, normale, io facevo tutt'altro, sono un consulente aziendale ancora, ho lavorato in ingegneria e per passione, sommelier da una vita, bazzicavo sempre in questo mondo, ho deciso di fare il grande passo nel 2005. Ho deciso però di cercare di cambiare un po' l'azienda, cioè volevo far venire fuori il territorio, volevo cercare di capire per quale motivo i frati dell'abbazia di Monteveglio piantassero uva da vino lì dall'anno 1000. Secondo me questo è, tra virgolette, la differenza che c'è tra il nuovo mondo e il vecchio mondo. Noi abbiamo una conoscenza di secoli che ha fatto sì che abbiamo selezionato in maniera coscienziosa il territorio, cioè ogni cultura veniva scelta in base al microclima, in base al territorio, non in base a borse internazionali o quant'altro. Oggi la vigna si pianta dappertutto, ancora di più logicamente nuovo mondo dove non c'è una storia su questo, e logicamente la domanda era questa, cioè il pino nero della Borgogna perché è così diverso dal resto del mondo, tutti cercano di imitarlo però alla fin fine è inimitabile. E quindi logicamente ho detto, facciamo la scommessa, cioè se dobbiamo fare una scommessa cerchiamo di capire qual è il vero territorio, cioè tirare fuori questo territorio e capire se ha veramente se o non hanno capito niente per 1000 anni o se invece insomma ci avevano visto giusto. Quindi l'idea di approcciare, cioè di avvicinarmi alla biodinamica non era un fatto di una scelta di marketing, una scelta di fede, ma puramente cioè cercare di eliminare tutti quelle interferenze, tutte quelle, chiamiamolo, quei disturbi esterni sia in agricoltura che in vinificazione, per cercare di far sì che veramente quello che io mi trovo nella bottiglia sia veramente quello che la pianta ha trovato nel territorio e quant'altro. Quindi la scelta nasce da questo, è ancora un percorso che stiamo insomma portando avanti, i risultati iniziano ad esserci, siamo molto contenti, però insomma c'è ancora molto da fare. Ecco. Parliamo di gusto allora, perché la storia e il modo di arrivare al vostro vino l'abbiamo visto, però quali sono le caratteristiche e lo stile di Vigneto San Vito? Allora, cioè, è proprio questo il discorso, la scelta è una scelta di gusto, cioè cercare di trovare il gusto, cioè il gusto del territorio, cioè cercare di trovare quella territorialità, cioè quello che fa sì che un vino sia unico, non sia omologato, cercare di non usare lieviti selezionati, cercare di poter fare, cioè di non usare nessun tipo di concimazione, cioè cercare di far sì veramente che quel gusto, che piaccia o non, sia veramente un qualcosa ben distinto. Questo è il punto. Esatto, è questo il punto. Cioè capire il territorio, che sia poi un magari vero fra territorio. 5 anni ci rivediamo e io ti dico: guarda, quello che ho trovato in realtà non è un granché, è molto meglio il vino piaccione che magari fanno da altre parti, però insomma quantomeno voglio arrivare a questa verità. Questo è un po' il progetto della San Vito. Certo, un progetto che va avanti, un progetto che poi si ritrova nelle bottiglie e nello splendido territorio mantenuto integro dalle mani appunto della famiglia Orsi. Grazie. Grazie a te.